Ciao, benvenuti nel terzo episodio di World Story. Lo so, ci ho messo un po' di tempo. Ma, hey, diciamo che ho avuto fortuna in amore. E a proposito di fortuna, in questo episodio racconterò la storia di un uomo che ne ha avuta un bel po', ma che ha anche saputo sfruttare le sue occasioni. Insomma, se non l'avete ancora capito, oggi parlerò del cavaliere, del presidente, del Trump italiano. Insomma, di Berlusconi. Un uomo che rappresenta a tutti gli effetti il sogno del successo di ogni persona ambiziosa. Dunque preparate gli assegni e consentitemi di parlarvi della storia di Silvio Berlusconi. ...1936. Mentre si formava l'alleanza tra Italia, Germania e Giappone e i superuomini di Hitler venivano umiliati alle Olimpiadi dall'uomo nero più veloce al mondo, Jesse Owens, a Milano, in una casa di un impiegato bancario e di una casalinga, nasce Silvio Berlusconi, il primo dei tre figli. Come ben sapete però, pochi anni dopo, nel 1939, inizia la Seconda Guerra Mondiale. E quattro anni dopo, nel 43, con la caduta del fascismo, il papi di Berlusconi, ex soldato italiano, si ritira in Svizzera e ci resterà fino alla fine della guerra, lasciando una madre singola a prendersi cura di tre figli e i genitori del marito. E questi due anni d'attesa colpirono molto il nostro piccolo Silvio. Infatti, lui descrive ancora questo periodo della sua vita come uno dei più strazianti, al punto che ritiene il più felice l'istante in cui suo padre tornò. Ma con la fine della guerra, la serenità era tornata nella famiglia Berlusconi e Silvio passava le sue giornate a scuola dai Salesiani, una scuola impegnativa, con regole strette, che però non hanno di certo impedito al nostro piccolo imprenditore di concedersi qualche guadagno occasionale. Infatti, sin da piccolo ha sempre avuto la mentalità da businessman, finiva i compiti prima degli altri e poi aiutava i suoi compagni in cambio di caramelle o qualche spicciolo. E se il compagno non riusciva a prendere almeno 6, prometteva di restituire i soldi, una specie di soddisfatto rimborsato. E sempre sin da piccolo, Berlusconi ha sempre avuto un odio particolare per i comunisti. Spesso, infatti, Silvio racconta di essere stato malmenato da dei ragazzi comunisti per aver attaccato dei manifesti della Democrazia Cristiana. Insomma, il nostro piccolo Silvio era un vero e proprio ragazzino modello. Nel 1954 prende la maturità e si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano. Per potersi pagare l'università, però, decide di trovarsi lavoretti qua e là. Che sia fare qualche commissione, vendere aspirapolveri per il vicinato, fare foto per matrimoni, o anche cantare. Ebbene sì, insieme al suo futuro amico di una vita, Fedele Confalonieri, attuale presidente della Mediaset, aveva fondato un quartetto musicale chiamato i Quattro Doctores. E che sia in crociera, alle feste universitarie o quelle private, lui cantava, suonava e si divertiva non poco. Amore, amore mio, buon amore. Ma al terzo anno dei suoi studi universitari, Silvio decide di dedicarsi all'edilizia e a 25 anni si diploma in giurisprudenza con 110 lode e vince una borsa di studio da 2 milioni di lire, ossia circa 25.000 euro attuali. In qualche modo riesce ad evitare il servizio militare e decide di comprare, insieme a suo padre ormai diventato direttore della banca, il suo primo terreno in via Alciati e nel 1963 fonda la Edil Nord, associata ad una misteriosa finanziaria svizzera chiamata Finanzierungsgesellschaft für Residenzen, di proprietà di un altrettanto misterioso Renzo Rezzonico. Finanziaria che comunque doveva essere piuttosto ottimista per affidare una tale cifra di denaro ad un giovane Berlusconi, che anche se aveva già 27 anni, non aveva fatto ancora nulla di noto a livello imprenditoriale. Fatto sta che nel 64 apre un cantiere a Brughiero per costruire una città da 4.000 abitanti, ma poco dopo aver costruito le prime 4 case si blocca il mercato. L'angoscia e la paura di fallimento tormentano il giovane imprenditore, ma riesce a non farsi sopraffare dalle emozioni e decide di rimettersi in gioco, chiamando direttamente da Roma il fondo di previdenza, sperando di riuscire a vendergli il progetto. Una volta arrivati gli ispettori sul luogo, Berlusconi li sorprende con una delle sue genialate. Per dare l'impressione di un sito già colmo di interessi, invita tutti i suoi familiari, dicendogli di fare finta di non conoscersi tra di loro e di essere interessati ad acquistare. E il suo piano fu un successo. Convinse il fondo di previdenza e in meno di 2 mesi riuscì a vendere tutto il comparto. E così, a soli 29 anni, ottenne il suo primo grande successo. E non solo nel fattore business, ma anche nel settore d'amore. Infatti, nello stesso anno, il 1965, si sposerà con Carla Elvira Dall'Oglio, che gli darà 2 figli, Maria Elvira e Pier Silvio. Se fossi nato nella Arabia Saudita avrei fatto lo sceicco. Se fossi nato a Treviso mi sarei chiamato Berlusconi. Se fossi nato a Napoli pare che mi sarei chiamato Berlusconi. Nel 69 finisce la costruzione di Brughiero e nasce Edil Nord 2, che acquista per oltre 3 miliardi di lire l'area di circa 712.000 metri nella periferia est di Milano, a Assegrate, o come la chiamerà lui, Milano 2. Una città futuristica per l'epoca, costruita su modello olandese e che anche oggi fa la sua bella figura.
Ok, ma andiamo avanti. 1973. Mentre gli americani concludono la guerra in Vietnam, Berlusconi fa un affare e compra la sua mega villona ad Arcore, contando di opere d'arte incluse. Forse non molti sanno, però, che questa villa l'acquistò da una bambina. Beh, diciamo che questa ragazza, minorenne all'epoca, era rimasta da poco orfana. E Berlusconi, amico del suo tutore legale, riuscì a comprare la casa per sole 500 milioni di lire dell'epoca. Ma non pagò in cash. Pagò invece in azioni di una sua azienda non quotata in borsa. Inutile dire che non valevano molto, ma in qualche modo ce l'ha fatta. E sempre in qualche modo misterioso, Berlusconi crea la Intel Cantieri, grazie ad altri fondi da aziende svizzere sconosciute. Che persone generose gli svizzeri, eh? Ma ok, continuiamo. Andiamo un po' più veloce. A Milano 2 nasce una televisione condominiale, che presto sarà rinominata Canale 5. Berlusconi ospiterà ad Arcore il boss della mafia Vittorio Magnano, facendogli fare il giardiniere per un annetto e mezzo. Fonda la Finifest, compra il giornale, diventa cavaliere del lavoro ed entra a far parte dei massoni. No, davvero, non è uno scherzo. Nel 78 Silvio Berlusconi era entrato a far parte della loggia massonica P2, Propaganda 2, comandata da Licio Gelli, il cui vero scopo non è mai stato rivelato. Fatto sta che Berlusconi nega di aver mai partecipato a riunioni o ad eventi, nonostante si fosse trovata una tessera identificativa a suo nome. Il gruppo verrà poi sciolto in quanto eversivo, ossia diretto al rovesciamento dell'ordine costituito. Insomma, come qualsiasi loggia segreta, dopo tutto. Avanti veloce agli anni 80, Berlusconi è al top qui e dopo aver lanciato Canale 5 inizia a comprare varie televisioni nazionali, da Italia 1 a Rete 4, al punto da arrivare in competizione con la Rai. La TV di Berlusconi ha migliorato le condizioni di vita degli italiani, ha contribuito a ridurre l'inflazione, incentivato l'economia, promosso la democrazia politica. Berlusconi fu un innovatore. Aveva letteralmente creato una cosa che nessuno si sarebbe mai immaginato in Italia, o ancora meglio, in Europa. Non solo aveva creato televisioni indipendenti e private, ma le aveva fatte meglio di quelle statali. E la gente l'ha amato per questo. E mentre Berlusconi provava ad espandere quest'idea di televisione in altri paesi europei, con idee funzionanti e altre un po' di meno... Se fanno televisione Coca-Cola, se fanno televisione spaghetti, se sarebbe mieux in televisione Beaujolais. L'Italia ritornò al centro dei suoi pensieri, perché se fino ad allora il cavaliere poteva agire senza preoccupazioni grazie ai suoi appoggi politici, nell'84 all'improvviso spento tutto. Ma intanto torna in primo piano la questione delle televisioni private. Le televisioni commerciali potranno trasmettere ma solo programmi in ambito locale. Il portavoce del gruppo Berlusconi parla di persecuzione. Tre pretori di Torino, Pescara e Roma sequestrano gli impianti che consentivano la trasmissione in contemporanea a livello nazionale e diventa quindi illegale in Italia trasmettere programmi a livello nazionale. Inutile dire che gli italiani si sono ribellati, scesi in piazza per difendere il diritto alla televisione di Berlusconi. Sono qui in piazza perché non è giusto che ci abbiano dato tutte queste TV private. Lo Stato prende solo i soldi e basta. Canale 5 non ci ha mai chiesto una lira. Né Rete 4 né Italia 1 non ci ha chiesto, però ci ha sempre dato. Vogliamo assolutamente che ritornino tutte queste nostre TV private. Andiamo, lo amavano. E come biasimarli? Aveva portato non solo programmi originali, ma aveva anche importato telefilm americani che hanno tenuto impegnate le casalinghe per molto tempo. E col cavolo che gli italiani erano pronti a dire addio a questo. Era troppo perfetto. E lo Stato gliel'aveva portato via. Ma per poco, perché grazie all'amico Craxi sarà creato il decreto Berlusconi, che trasformerà questa terribile situazione illegale in una situazione, beh, legale. Oh, è tutto bene per il nostro Silvione nazionale. Silvione, perché non diventiamo Rai e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia, eh? E questa piccola faida legale si conclude con il divorzio ufficiale dalla sua prima moglie e con il matrimonio della seconda, un'attrice conosciuta a teatro, Veronica Lario, con la quale Berlusconi aveva avuto una relazione segreta, nascosta addirittura fino in Svizzera, quando Veronica rimase incinta della prima figlia, Barbara, e che frutterà altri due figli, Luigi ed Eleonora. Ma ovviamente, come ogni uomo italiano che si rispetti, Berlusconi aveva una passione. E che passione? Il calcio. E diciamo che ci ha dedicato abbastanza tempo e denaro a questo suo hobby. Perché nell'86, mentre il presidente francese Chirac lo caccia dal suolo francese definendolo un venditore di minestre, il cavaliere decide dal nulla di comprarsi l'intero Milan. Così, de botto, senza senso. E così, alla fine degli anni 80, Berlusconi controllava televisione, cinema, giornali e anche una squadra di calcio. Insomma, ne aveva di roba. E quando arrivi a quel punto, che cosa fai? Quando hai letteralmente tutto quello che vuoi, cosa potresti fare per rendere più interessante la tua vita? Beh, Berlusconi scelse la politica. Anche perché nel 94, dopo lo scandalo di Mani Pulite, era rimasto ormai senza partiti che gli potevano essere amici. E come Thanos, decide di crearsene uno da solo. Così fonda Forza Italia. Forza Italia.
scende in campo l'Italia che lavora contro quella che chiacchiera, l'Italia che produce contro quella che spreca, l'Italia che risparmia contro quella che ruba, l'Italia della gente contro quella dei vecchi partiti. Forza Italia, per costruire insieme un nuovo miracolo italiano. È chiaro che Berlusconi non faceva nulla contro i suoi interessi e andando al governo era intenzionato a farsi delle leggi molto simpatiche a suo favore e dopo una campagna elettorale d'addio e con un budget della Madonna, Berlusconi riesce a vincere le elezioni. Il 27 marzo diventa presidente del Consiglio. Insomma, sta andando tutto alla grande. La Lega Nord è dalla sua parte, alle elezioni europee raggiunge addirittura il 30% dei voti, ma non è abbastanza perché solamente a dicembre dello stesso anno la Lega Nord provoca la caduta del governo accusando Berlusconi di essere in un conflitto di interessi a causa del suo monopolio. Così, a dicembre, il cavaliere si dimette. Bossi, al tempo presidente della Lega Nord, iniziò una campagna mediatica contro Berlusconi, accusandolo di associazione mafiosa e lanciando titoli di giornale come «La Fininvest è nata da Cosa Nostra». Nel 96 riproverà a vincere, senza riuscirci, e Berlusconi finisce gli anni 90 accontentandosi dell'opposizione. Ma nel 2001 Berlusconi riparte alla grande, si ricandida alle elezioni, ma lo fa in grande stile. Verso la fine della campagna elettorale, durante il programma di Bruno Vespa, Porta a Porta, Berlusconi firmerà il famoso contratto con gli italiani, dove promette di realizzare 5 punti: abbassamento delle tasse, il dimezzamento della disoccupazione, l'avviamento di centinaia di opere pubbliche, l'aumento delle pensioni minime e in qualche modo la riduzione del crimine. Promette inoltre di non ricandidarsi mai più nel caso non avesse realizzato almeno 4 di questi 5 punti. Ovviamente fu un successone e possiamo senza dubbio definire questa sua apparizione in televisione come un'americanata e non sarebbe del tutto sbagliata come affermazione. Infatti, diciamo che quest'idea non era del tutto originale, è leggermente ispirata al Contract with America, creato nel 94 dal Partito Repubblicano, che proponeva essenzialmente le stesse condizioni. Ma siamo onesti, nessuno lo fa come Silvio. E la sua coalizione, chiamata la Casa della Libertà, vincerà le elezioni. E il nostro cavaliere è ritornato presidente. E non solo del Consiglio italiano, ma anche europeo, per l'intero secondo semestre del 2003. Ma durante questi anni al governo, lui trovò qualcuno, una persona importantissima per lui e per il suo futuro, una persona che tuttora ritiene le stesse cariche di 20 anni fa. Ovviamente sto parlando del suo migliore amico, Vladimir Putin, conosciuto a Sochi nel 2002, dove propose al presidente russo la costituzione del Consiglio NATO-Russia per controbilanciare l'alleanza atlantica tra Europa e Stati Uniti. E Putin accettò. Così Berlusconi alleò Russia e Stati Uniti e fece integrare, dopo un periodo di guerra fredda, la Russia nel sistema occidentale. E nel mentre si creò una vera e propria relazione di amicizia intima tra il cavaliere e Vladimiro, amicizia che esiste tuttora e che resiste a tutte le controversie. Ma tornando in Italia, di controversie ce ne stavano. Infatti, con la fine del mandato, gli italiani si chiedevano se il mitico contratto berlusconiano fosse effettivamente stato rispettato. Beh, in teoria sì, perlomeno così dice il cavaliere. E se ci sono studi che dicono che lui abbia completato l'84% del contratto, altri dicono che non abbia proprio mantenuto nessuna delle sue condizioni, nemmeno l'ultima sul non ricandidarsi mai più dopo. Infatti, nel 2006 si ributta in gioco e non vince. E sentite, sentite, magari vi suonerà familiare. Accusa il sistema di essere stato brogliato, chiedendo il ricontaggio dei voti. Ma vedendo che la sua proposta veniva rifiutata, decide di concedere un sostanziale pareggio e propone un accordo di governo con la Lega Nord, che rifiuta. E così il nostro Silvio resta di nuovo all'opposizione. Fino al 2008, quando fonde tutti i partiti della sua coalizione in un unico partito, chiamato il Popolo della Libertà, con l'intenzione di ribaltare la piramide del potere, e vincerà le elezioni con il 47%, creando il suo quarto governo. Farà accordi con Libia e sarà il primo presidente del Consiglio italiano a parlare davanti al Parlamento di Israele. Dunque sì, è andata alla grande, ma come ogni storia, anche quella di Berlusconi giunge al termine. Infatti, nell'ottobre del 2012 inizia il declino della vita politica del Berlusca nazionale, quando decide di non ricandidarsi più e quando gli viene vietato di ricandidarsi ancora. E tra scandali sessuali come il Bunga Bunga, migliaia di processi per frode fiscale e altro, e le sue uscite sul cosiddetto culone inchiavabile della cancelliera tedesca, Is it true you called her an un***able lardass? Berlusconi muore, politicamente ovviamente, rinuncia al titolo di cavaliere del lavoro e sì, signori, nel 2018 si allea con Salvini. E beh, sappiamo come sta andando. Dunque sì,
Ce ne sono di cose che avrei potuto aggiungere sul nostro amato presidente, tipo il fatto che con gli anni ha sempre ricevuto una bella somma di soldi da entità sconosciute, oppure delle sue accuse di riciclaggio, mai confermate a causa dei suoi conti bancari svizzeri. Ma sono solo piccolezze in una vita, anzi in una storia, come quella di Berlusconi, un grande imprenditore, con un grande carisma, che era anche un politico niente male. Per quanto possiate odiarlo, per quanto possiate andare in disaccordo con lui, Berlusconi entra di diritto nell'Olimpo delle figure italiane. Dopotutto ha letteralmente creato la televisione che conosciamo oggi, ha modernizzato le mentalità italiane. Che ci piaccia o meno, Silvio Berlusconi è stato un innovatore. Dunque, sì. Grazie Silvio. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti e condividi. E se non ti è piaciuto, beh, andiamo ragazzi. Solo perché ho raccontato la storia di Berlusconi non significa che io condivida le sue idee politiche. Ecco, bravi, vi consiglio di passare da ogni canale del Man, il mio network, e anche da ogni mio social: Instagram, Telegram, Discord, TikTok, insomma, ne avete di possibilità. E niente. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao! I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining. Make those rainbows in my mind. When I think of you sometimes, I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us. Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane. Ma